Ciao a tutte e a tutti, nuovo video skincare routine, anche stavolta sì, perché mi va anche a me. E innanzitutto buongiorno, perché ho appena fatto colazione, quindi vabbè, niente. Zombie apocalypse. Non so quando editerò questo video, ma intanto laviamoci la faccia. E nulla, allora. Sì, lo so, sono inguardabile, pazienza. E nel frattempo vado a rifare anche una bella maschera, ma prima di tutto devo lavare questi peli nel mento, che non sono gradevoli. Ci vediamo dopo, dai. Ci vediamo. Allora, e rieccoci ragazzi. Scusate, ma ero stata interrotta mia nonna. Mi ha fatto intanto i peli del mento, non so cosa si possa vedere, ma mi ha fatto i peli del mento, quindi speriamo bene. Allora, innanzitutto adesso vado a fare una bella maschera a viso. Non so quanto ci metterò e se riesco a fare la maschera perché il tessuto, vabbè, ci provo, non so neanche io dove mettermi. Quindi, allora, vediamo un po' qua, sì, prendo questa maschera. Intanto il viso l'ho già lavato, ho skippato il pezzo dove mi dovevo lavare il viso perché l'ho già lavato in diretta con voi. E quindi utilizzo Skin Active Hydra Bomb, questa, ok? E niente, qua metto la maschera e poi la tolgo dopo qualche minuto. Allora, innanzitutto qui voglio vedere come che... Ah, se vedete i capelli in mood, lo direi perché tanto poi non è che me li devo lavare, però poi mi faccio una cipollotta e quella è la mia pettinatura di sempre. Vedete, l'ho già aperta, adesso non so. Fatto finta che sia oggi Halloween. Che sia anche oggi Halloween, vai. Siamo aperte. Lei è Fignacce. Non mi ha portato neanche uno specchio, mannaggia me, vabbè, siamo aperte. Sto cercando di fare tutto a occhio, come mi vedo io. Boh, guarda. Sto cercando di capire quella questa maschera, ok. Ok, mi vedete da qui, dall'interno della telecamera. Sì, sto parlando curiosa perché ragazza non riesco a capire come sta la maschera. Boh, vabbè. Deve aderire bene a tutto il... Aspettate un secondo. Se so dove mettere il telefono, vabbè, ormai l'ho appoggiato lì. Ma sta ancora registrando? Sì, sta registrando ancora. Ok, niente ragazzi. Aspettiamo qualche minuto e poi niente, la tolgo. Nel frattempo vi dico già che oggi ho mente di fare anche le unghiette. Sì, lo so, vedete tutto impiastrucchiato, non so dire. Vabbè, pasticciate di questa maschera, tra un po' la levo e poi niente. Vi sciacquo il tutto.
No, non risciacquo, però massaggio ben bene le parti del contorno occhi. Mamma mia, come sono tutta rigida di questa cosa. Qui. Perché qui in fronte voi non l'avete percepito nei video che io ho fatto passati, ma io ho una pelle secchissima come non avete idea. Ecco perché sto facendo questa maschera oggigiorno, cioè stamattina, così da evitare di avere la pelle tutta sfumata. Però questa maschera qui, voglio che stia fin su. Ok. Non voglio avere la pelle troppo brutta, quindi già ho la pelle che fa veramente cagare, fa schifo. Però, me lo dico da me, però è la verità. Voglio cercare di avere almeno la pelle più sana possibile. Non dico sanissima al massimo, anche sanissima non sarebbe male. Però di avere una pelle più pulita, più detersa, più bella, diciamo, perché non ho mai avuto tanti brufoli come quest'anno, non lo so perché, non ho molti brufoli, ma qualche grano di riso ce l'ho sul viso. Voi direte, cosa sono i grani di riso? Sono quelle piccoli fruncolini bianchi che sono si depositano sulla propria pelle, o da questa parte, qui sulle guance, oppure addirittura qua in mezzo alle sopracciglia, oppure qua sulla fronte. Ne ho un bel po', e non vi dico quanti se non vi spaventerete, però ne ho un bel po'. Quindi, raga, fate la maschera che vi conviene, fare questa maschera, almeno vi purifica un po'. E poi ovviamente vado di crema. Già, perché la crema è importante, mettersi la crema. È vero, sì, che anche se non metti la crema non fa nulla, ma io la crema la metto in ogni caso. Magari metto quella alle rose, vediamo un po', quella che c'è in bagno. Già. Non so neanche quanto è passato di tempo. Sul collo, qui, sul coltello. E nulla, ragazze, io stamattina ho fatto un po' colazione col caffè come al solito faccio sempre io, e poi ovviamente ho fatto colazione con un bel tè caldo perché non c'avevamo latte, semplicemente non avevamo latte, quindi ho detto, ma proviamo a fare colazione con te. Non ho detto malaccio per niente, avevo mal di stomaco tra l'altro e me l'ha fatto anche passare, chissà per quale motivo, boh, vabbè, forse perché te è meglio di altre bevande. E niente, ragazze. Io adesso mi tolgo la maschera perché già mi sento fastidiosa. Tutto secondo, cioè. Guarda come la posso levare. Ok, vediamo un po'. Prendiamovi un po' in mano. Senza farvi cadere, ovviamente. Come sono? Non sono mai per niente. E niente. Prendo la mascherina. Io qua direi di aprire un po' perché sto preparando il saldo, sinceramente. Parlando e si sto preparando il caldo, quindi apriamo un po', se non si incavola almeno no. Vedete che ho aperto un po', ecco qua, ho aperto un po' tutto qui, già. Allora, nel frattempo qua richiudo perché non so perché mi metto in teatro, ma voglio chiudere. Aspettate un attimo, che qua chiudo bene. Perché non si sa mai che. Ecco qua.
Anche se un video skincare e anche un video vlog. E niente, adesso che faccio? Nulla. Mi tolgo la maschera. Oddio, che strana che sono con questa maschera. E niente. Allora, vediamo un po' che sono, aspettate un secondo.